Dostoevskij ha scritto: «Tutta la vostra infelicità consiste nell'ignorare di essere belli. Ognuno di voi potrebbe rendere felici tutti, e questo potere è concesso a tutti, soltanto che è sepolto così profondamente dentro voi stessi che non ci credete neppure più». 20:34, una manciata di secondi, eccoci qui di nuovo con TG TG. Vi presento subito il nostro ospite, che è il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista. Bentornato, professore. Grazie. Allora le chiedo subito un breve commento su questa frase di Dostoevskij, che lo ricorda a 194 anni dalla nascita. È un po', ci introduce un po' nel nuovo umanesimo, in questo disegno di uomo nuovo, no? Questo spunto? Sì, forse più che nuovo, ci sono tante cose nascoste dentro di noi e dobbiamo cercare di farle uscire, le nostre energie positive, no? Penso che sia questo un po'. Forse di nuovo è quello che abbiamo tenuto nascosto e non abbiamo tirato fuori, sì, ancora. Sì, abbiamo bisogno di qualcuno che ci solleciti a tirar fuori queste cose che ci potranno sembrare nuove, ma magari sono sempre lì nascoste dentro di noi. E allora stiamo per entrare a Firenze, appunto l'asse Roma-Firenze come l'ho chiamato prima, ma ci entriamo con questa sorta di sigla, poi vi spieghiamo perché, un'aria di Puccini. Dal Gianni Schicchi vediamo e sentiamo soprattutto Placido Domingo. Firenze come un albero fiorito che in piazza dei signori a trompe fronte vuole la luce, forze nuove apportano voglie con voglie. E allora, adesso ci colleghiamo con Firenze, con Giuseppe Lorizio, che è ordinario di Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Lateranense. Eccoci qui, buonasera professore. Buonasera. Allora, noi abbiamo iniziato non a caso con l'aria di Puccini, perché? Perché lei lo cita ad inizio della sua relazione. E insieme a questo, così risponde subito a due domande insieme, devo chiederle anche come mai lei cita anche Dante, in limine alla sua, al suo intervento, cita un verso di Dante tratto dal Paradiso che recita: «Trasumanar significar per verba non si poria». Ecco, cominciamo a chiarire questi concetti, mi sembrano importanti. Sì, la citazione di Puccini veniva buona per dire che certo in Piazza dei Signori questo albero ha il tronco e le fronde, ma le radici vengono da lontano, e allora nella mia relazione ho cercato di affrontare e riconoscere le radici di questo nuovo umanesimo che nasce dalla fede, il quale però, ecco la citazione di Dante, non fa sì che il cristianesimo si riduca ad un semplice umanesimo come i tanti umanesimi presenti nella storia e presenti nella cultura anche contemporanea, perché il cristianesimo e la fede cristiana ci invita alla comunione con Dio, quindi ad andare anche oltre l'umano stesso. Il professore, quindi, è d'accordo con quello che diceva poco fa il nostro professor Stefano Ceccanti, che dice in fondo più che un nuovo umanesimo dobbiamo cercare di riscoprire quello che abbiamo dentro e magari non è ancora stato messo a punto, diciamo così? Sì, la novità, che pure è importante, consiste nella differenza, cioè nella differenza del umanesimo che nasce dalla fede in Cristo Gesù rispetto appunto agli altri umanesimi. In questo senso ho interpretato la novità, mentre il discorso di tirar fuori dall'uomo ciò che gli è più proprio e che magari spesso è nascosto e spesso viene in un certo senso distratto rispetto alle attività, agli impegni, a ciò che nella vita si percepisce immediatamente, e allora questo è certamente vero, e quindi non posso che essere d'accordo con Dostoevskij prima e con Ceccanti poi. Bene, professor Lorizio, adesso la invito a seguire un servizio del nostro Paolo Fucili, che fa un po' il punto sui delegati, sulle loro aspettative, sulle loro sensazioni, i loro sentimenti, e poi torniamo in studio a commentarlo. Vediamo. Da capo scout, questo qua, quello di andare per le strade e non rimanere fermi a guardare la vita che passa. Sto percependo questa inquietudine, quest'ansia di interrogarci. Secondo il parere di un po' di tutti, è uscito fuori che la Chiesa davvero deve essere più povera. Cosa che non è andato bene fino ad oggi?
Io credo che forse quello che mancava era un linguaggio così semplice, così alla portata di tutti, ecco perché questo Papa riesce a coinvolgere, entusiasmare soprattutto le giovani generazioni. Dobbiamo essere inquieti in senso positivo, nel senso di non accontentarci, di andare alla ricerca insomma di chi ha bisogno. Fra le parole del Papa che ci ha detto in chiesa, in Duomo, ieri mattina, quella che mi porto è la gioia, la beatitudine del cristiano. Se cominciassimo a essere tutti più contenti, più gioiosi di essere cristiani, potrebbe essere un buon inizio. La Chiesa italiana è poco inquieta? È tranquilla, diciamo. Forse il Papa ci ha augurato di non essere mai tranquilli. Secondo me nulla è incanalato, nulla è già scritto. C'è spazio, ho visto, per molti di noi giovani, sono molto contenta per questo e io aspetterei delle belle sorprese, mi aspetterei. Ecco, professor Ceccanti, delle belle sorprese. Ieri il Papa insomma, ne ha dette di parole forti, importanti, no? Questa uscita, come la vede lei, questo uscire da noi stessi, no? Per cercare anche il confronto, il dialogo, no? Della testimonianza? Mi sembra che appunto questa parola inquietudine è quella che ha dato un po' come consegna, no? E se non si è inquieti, non si è sollecitati in questo modo, è difficile incontrarsi con gli uomini di questo tempo, perché noi parliamo di umanesimo, ma poi l'umanesimo si declina nel fatto che noi dobbiamo riuscire a incontrarci, a provocare le persone, gli uomini e le donne in concreto di questo tempo, come l'insegnamento della Gaudium et Spes, la condivisione delle gioie e delle speranze, per cui penso che il Papa ieri abbia aperto molto bene questo convegno, perché appunto ha spronato a non essere troppo seduti sulle proprie posizioni, che rischiamo di non incontrare, di non riuscire a parlare un linguaggio condiviso. Professor Lorizio, ma i delegati qui parlavano, alcuni parlavano di belle sorprese, no? Insomma, che cosa c'è da aspettarsi? Quali potrebbero essere queste belle sorprese che chiudono, suggellano il convegno, secondo lei? Sono state in qualche modo già annunciate profeticamente dalla presenza del Papa, di Papa Francesco, ma innanzitutto si tratta dell'inaugurazione di uno stile, di un processo che la Chiesa italiana deve fare per convertire se stessa, convertire anche le sue strutture, convertire naturalmente soprattutto le persone, e da questa conversione, se si tratta di sorpresa, allora dobbiamo davvero attenderci anche qualcosa di nuovo, perché come sappiamo dal Vangelo non si può mettere il vino nuovo in odri vecchi. Allora, se vogliamo accogliere questo vino nuovo che la buona novella continuamente ci propone, dobbiamo anche avere il coraggio di cambiare gli otri, cioè di cambiare le strutture, di cambiare le mentalità, come appunto ci suggerisce di fare Papa Francesco. Allora, adesso proprio per testimonianza, per inquietudine, e su questo poi vi invito, invito sia il professor Ceccanti che il professor Lorizio a dare un parere, volevo farvi vedere un servizio tratto dal nostro telegiornale, dal TG2000, su una vicenda che è arrivata oggi agli onori o ai disonori della cronaca e riguarda gli embrioni congelati. Allora, il servizio di Luigi Ferraiolo, vediamo e poi ne parliamo in studio. Con la sentenza di oggi, di fatto, viene introdotto in Italia definitivamente il principio dell'eugenetica, cioè la possibilità di selezionare gli embrioni sani e eliminare quelli malati. In buona sostanza, noi andiamo ad introdurre un principio in base al quale l'embrione umano diventa un bene di consumo, eliminabile appunto se difettoso. Dunque la consulta conferma il suo precedente orientamento, che non è reato la selezione degli embrioni quando è finalizzata a evitare gravi malattie, ma il vero pericolo per il futuro è la deriva eugenetica, i concepiti, gli embrioni come pezzi di ricambio per i malati ricchi. Se ne è parlato nel Senato proprio ieri. Si tratta della demolizione ulteriore della legge 40, quella sulla procreazione medicalmente assistita, e si tratta probabilmente di un principio che purtroppo porterà altre conseguenze, come l'utilizzazione di embrioni umani distrutti per poter intervenire nella cura di soggetti adulti sani. Il principio del più forte a danno del più debole viene introdotto nel nostro tessuto sociale, con una pericolosa possibilità anche di vulnus per la tenuta delle istituzioni democratiche.
Ecco, professor Lolizio, intanto in aggiunta a questo, oggi un comunicato di Scienza in Vita, che lo ricordo è l'associazione voluta e creata dalla CEI proprio nel 2005 per affrontare questi e molti altri temi. Ecco, la Scienza in Vita dice: una volta stabilito per sentenze al massimo grado che è possibile selezionare gli esseri umani in base alla perfezione della loro mappa genetica, le storture saranno inevitabili, andranno nella direzione della massima discriminazione verso i disabili. Ecco perché c'erano anche i disabili nel servizio. Allora io le chiedo, professor Lolizio, il convegno è in corso, adesso arriva la notizia di questa sentenza della Corte Costituzionale. Ieri il Papa ci ricordava che dobbiamo sederci accanto ai nostri fratelli con di idee diverse, eccetera, eccetera, e discutere e testimoniare sempre nel segno della comprensione e mai della divisione. Come facciamo a farlo su questi temi che già spingono, anzi fanno arretrare, credo, l'umanesimo? Sì, direi poi dal punto di vista giuridico potrà meglio dire di me il professor Ceccanti. Io mi limito alla visione dell'uomo, e allora qui stiamo proponendo una visione dell'umanesimo e del nuovo umanesimo, non solo che nasce dalla fede, ma che può essere anche condiviso anche dalla società civile, anche da una mentalità laica, e che non è un umanesimo dell'onnipotenza, cioè del superuomo, cioè di chi può decidere della vita e della morte degli altri, perché già abbiamo vissuto tragedie davvero gravi nella nostra storia recente del secolo scorso, e non vogliamo che si ripetano, magari alimentandosi con le nuove scoperte scientifiche e con le nuove tecnologie. E dall'altra parte, ecco, siamo invitati veramente a non fare nostra questa cultura dello scarto che sempre più dominante nella nostra società. Professor Ceccanti, prego. Sì, a me sembra che la ricostruzione sia un po' estremista, prego. Quella che veniva fatta nel commento, perché la Corte Costituzionale non ha detto che da domani chiunque vuole seleziona gli embrioni come gli pare, cioè ha detto che la legge si trova di fronte da una parte alla dignità dell'embrione e dall'altra a questa esigenza della tutela della salute. La legge non può mettere un divieto assoluto che produca in tutti i casi un divieto di selezione degli embrioni. A condizioni molto precise può mettere delle condizioni, e quindi quando in presenza di malattie trasmissibili, quando c'è un pericolo reale, questo si può verificare. Quindi ha semplicemente eliminato una proibizione assoluta, ma non ha detto che si può fare tutto. Qui il problema è l'appello alla coscienza e il ruolo della legge. La legge copre un pezzo di queste cose. La legge spesso non può proibire anche delle cose che noi riteniamo disdicevoli. Per questo c'è invece l'appello alla coscienza, dove si invitano le persone a prendere in coscienza anche scelte che vanno controcorrente. Però non la prenderei come una sentenza di Far West. Ci è andrei difficile piano. Anche che una volta data questa possibilità, una volta che viene data una possibilità, la si sfrutta. Io le ricordo per esempio il caso dei bambini Down in Danimarca, che non nascono più praticamente, no? Proprio per una selezione genetica e per leggi di questo tipo, ma è un dato. Sì, però io dico questo, dobbiamo stare attenti che una società è pluralista, il ruolo che noi diamo alla legge, se pensiamo che la legge faccia proprio una visione, metta delle proibizioni assolute, questo tipo di soluzione non ci sarà, perché la legge cercherà sempre un punto di equilibrio. Per questo noi dobbiamo invece puntare più sull'appello alla coscienza che non su leggi proibizioniste. È un importante spunto, professor Ceccanti. E professor Lolizio, che ne pensa? Sì. Penso che con questa precisazione possiamo fare un passo avanti proprio a Firenze, che è stata la diocesi di Don Lorenzo Milani, quindi il tema che lui ha avanzato rispetto al servizio militare all'epoca dell'obiezione di coscienza è un tema che ci riguarda, che ci può interpellare proprio nel momento in cui la nostra coscienza credente ritiene che delle espressioni legislative contraddicono a quello che la nostra visione dell'uomo invece ci chiama ad esprimere. Professor Lolizio, io la ringrazio per essere stato con noi e spero di risentirla prima della fine del convegno per fare il punto un ulteriore punto su quello che poi saranno le decisioni finali, su quello che emergerà. Grazie ancora. Buon lavoro. Grazie a voi tutti, buona serata. Buona serata. E allora, intanto noi entriamo nella seconda parte di TGTG in questo modo. Forse, quando commemoriamo la guerra,
dovremo toglierci i vestiti e dipingerci di blu e camminare per tutto il giorno a quattro zampe grufolando come maiali. Questo sarebbe indubbiamente più appropriato di qualsiasi nobile discorso e sventolio di bandiere e presentatarm con fucili ben oliati. Kurt Vonnegut. Ecco, entriamo così con questa citazione da Ghiaccio 9, uno dei più bei romanzi di Kurt Vonnegut, uno scrittore americano, professore, molto duro ma concreto, no? Appunto. Sì, invita a un approccio non ritualistico a dire le cose in maniera... Eh sì, perché noi continuiamo ad ergere muri, insomma, poi alla fine, no? Sì. Lo vediamo anche, l'abbiamo visto in questi mesi e lo continuiamo a vedere. Allora, per entrare nella realtà, cerchiamo di fare... così, di dare una panoramica di quelli che sono i titoli dei telegiornali andati in onda questa sera, vediamo un po' gli spunti che ci offrono. Milano esplode una palazzina, un morto, due feriti gravi, il primo bilancio, il crollo dovuto probabilmente allo scoppio di una tubatura del gas, nella zona erano in corso lavori, aggiornamenti in diretta. Chloe aveva 84 anni, è morta dopo 5 giorni di agonia, era nella sua casa in provincia di Ferrara quando è stata aggredita con la nuora da due ventenni romeni. L'hanno massacrata con calci e bastoni e adesso esplode la rabbia del paese. Come dobbiamo difenderci? Al largo della costa turca è affondato un barcone carico di profughi, 14 le vittime, tra loro 7 bambini. A Malta, nuovo vertice europeo sull'immigrazione. La crisi e le banche, tagli di personale all'Unicredit, in 3 anni 18.000 posti di lavoro in meno in Europa, quasi 7.000 solo in Italia. Il premier ad un giornale tedesco, l'austerità della Merkel è un errore, ma rispetto le regole l'Italia è ripartita, dice Renzi, e lancia un monito alla maggioranza ancora divisa sui punti cardine della legge di stabilità, fare in fretta. Forza Italia ironizza, sarà buttata via dallo stesso governo che l'ha scritta appena 15 giorni fa. Dopo la festa della mamma, del papà e degli innamorati, oggi è la festa dei single, inventata in Cina e supportata da testimonial occidentali d'eccezione, ha registrato incassi record e presto potrebbe arrivare anche da noi. Pressioni per la sentenza sulla legge Severino, De Luca indagato, dice sono parte lesa, sotto inchiesta la giudice, il capo staff. Matteo Renzi scrive una lettera ai 50.000 professori neoassunti. Abbiamo messo fine all'odioso precariato tra i docenti. Beh, diciamo che 3 o 4 cose da approfondire ci sono almeno, no, professore? Appunto, i professori no al precariato, dice Renzi, abbiamo messo a posto, lo dice ai neoassunti. Che ne pensa? Beh, che c'era una piaga... precariato permanente, attraverso alcune ondate successive si è cercato di limitare questo ricorso al precariato dando maggiore certezza. Mi sembra che l'ultima ondata avevano iniziato con l'inizio dell'anno scolastico a settembre, era quanto il governo aveva fatto, anche perché c'era una sentenza della Corte di Giustizia europea che aveva invitato a superare questo sistema che era sbagliato. Invece sul fronte universitario lei che pensa? Di cosa abbiamo bisogno? Beh, sul fronte universitario si stanno facendo varie cose per il controllo della qualità e quindi procedure di valutazione. Penso che bisogna insistere sempre di più su questo, perché il finanziamento pubblico comporta anche la necessità di dare ragione di come si spende il finanziamento. Quindi abbiamo fatto un passo avanti rispetto al passato? Sì, stiamo facendo. Si stanno affinando sempre di più queste tecniche di valutazione. Insomma, una buona notizia, ecco, riusciamo a dare qualche notizia confortante in questo senso. Purtroppo la politica invece, con il titolo che abbiamo visto nel TG3 e nel TG1 su De Luca... da indagato diventa quasi parte lesa, almeno a sentire lui, insomma. Sì, perché la vicenda concretamente, che non si era capita bene ieri sera, è questa: il marito di una giudice, di questo gruppo di giudici che doveva decidere sul caso De Luca, avrebbe parlato con, avrebbe minacciato un collaboratore De Luca chiedendo in cambio un'assunzione nella sanità. Attenzione però che i giudici erano più di uno. Quindi è stato un giudizio unanime di questi giudici, che hanno fatto semplicemente un verdetto mandando le carte alla Corte Costituzionale, che dovrà valutare lei, quindi era una tappa intermedia, e che comunque questa persona non ha avuto nessun posto nella sanità. Quindi c'è sempre un po' la tendenza
c'è un politico indagato, diventa quasi automaticamente colpevole, sì, si deve quasi automaticamente, stiamo attenti perché poi le cose man mano che le scopriamo sono un po' più complesse. Alla fine diamo per scontato che siano corrotti. E un altro fa un po' ridere, però l'ultimo business, ci dice il TG5, è la festa dei single che capita oggi, arriverà anche in Italia. Non so se questa è una promessa o una minaccia, però non so che ne pensa lei. Ma diciamo, se troviamo sempre le occasioni per far festa, siamo contenti tutti. Prendiamola a ridere, ma insomma, sì, alla fine. Ma va bene, una festa in più va bene. Ecco. E invece un tema molto serio, quello che vi propongo adesso, che riguarda dei bambini malati, lo abbiamo affrontato nel TG2000, il servizio è di Barbara Masulli, vediamo. Sara non dimenticherà mai questo incontro e questo bacio. Tutto è cominciato con una lettera che ha scritto a Papa Francesco, lettera in cui per prima cosa descrive l'amore immenso per la sua sorellina più piccola, Anna. Poi continua con il racconto della malattia con cui convive da sempre, l'atrofia muscolare spinale di tipo 1 che la costringe stesa sul letto o su un passeggino. Malattia considerata da Sara come un dono perché grazie a essa ha conosciuto, dice, persone meravigliose che definisce una famiglia allargata. Ho imparato a correre e a saltare con fantasia, aggiunge. Il messaggio è arrivato al pontefice e, anche grazie alla Fondazione Maruzza, che si occupa di cure palliative, Sara oggi ha abbracciato Bergoglio. Sua mamma ci ha raccontato quel momento. Oggi siamo stati benedetti da Papa Francesco. È l'emozione più grande che abbia mai provato in vita mia. Vedere che le ha baciate. Che le ha baciate tutte e due, ha baciato Anna e poi ha baciato Sara e le ha appoggiato una mano sul cuore. È stata una cosa indescrivibile, non ci sono parole. Hai ragione Anna, non devo piangere. Con Sara c'era anche Francesco, un ragazzino di 13 anni che soffre di una forma atipica di distrofia muscolare. Con lui, i suoi genitori. Il Papa si è avvicinato, io ho tentato di alzarmi, lui ha voluto che stessi seduta e ci ha carezzato, poi si è avvicinata a Francesco, gli ha dato un bacio e poi ha salutato mio marito. E mio marito. Io gli ho così ricordato che gli volevo portare i saluti di tutti i bambini dell'ospice pediatrico di Padova e lui ha detto che è stato molto contento e che si ricorderà sicuramente di noi. Sono circa 20 milioni nel mondo i bambini e quindi le famiglie colpiti da una malattia inguaribile. Noi abbiamo dei bambini che vivono per lunghissimo tempo, magari diventano anche adulti, e noi lavoriamo proprio per il controllo e per la qualità della vita in ogni momento, in ogni situazione. Nasce così la Carta delle Religioni per le cure palliative pediatriche, basata su un principio: è responsabilità di tutti fare il possibile per alleviare la sofferenza dei più piccoli. Speriamo che questa carta possa significare un cambiamento di visione delle cure palliative come di un qualche cosa che può far avere una buona qualità di vita al bambino colpito da patologia inguaribile e alla sua famiglia. Professore, un grande gesto, un gesto forte, bellissimo di amore, quello del Papa che è andato a trovare i bambini e le loro famiglie. Forse, come dire, cominciamo da qui a costruire quest'uomo, no? A interessarci di queste persone che spesso, come dire, la società se ne interessa perché sono numeri e fanno parte di un budget economico che da sì, tagliare. Sì, poi stava anche, al di là del gesto, stava anche nel discorso ieri contro la cultura dello scarto. Ha anche teorizzato, quindi ha fatto una doppia operazione, da un lato la sintonia umana e dall'altro anche una teoria dietro, no? Certo, questo è molto importante. Passiamo allora a un argomento un po' più leggero, perché TGTG si occupa anche di arte, per quello che è possibile. Questa è un'arte particolare, alternativa, non so come definirla, che la rete, spesso la rete ci dà questi spunti. Questa è la scultura più piccola al mondo, questa che vedremo tra poco in una piccola clip, che è costruita addirittura su un pelo e che può essere osservata attraverso un microscopio. Vediamo. T'ho veduta, t'ho seguita, m'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, eri piccola, 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 sei così piccola, ma piccola! Tanto piccola, così. Beh, credo che a suo modo è geniale perché ha svuotato questo pelo, insomma, con una procedura che lo ha, questo artista l'ha tenuto per 5 settimane, quasi giorno e notte a lavorare, si è inventato questa cosa. Beh, sono lavori di precisione. Insomma,
Possiamo dare la patente di arte, no? Sì, sì, beato che ci riesce. E insomma, aveva del tempo da dedicare. E torniamo a parlare però questa volta di famiglia, siamo quasi in chiusura, e ricordiamo quello che ci ha detto il Papa, uno schiaffo bello forte, un bello scapaccione un po' a tutti, perché alla fine un po' tutti ci caschiamo. Dice: la convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Dice: a volte siamo poco famiglia, passiamo il tempo davanti alla televisione, non parliamo, sono muri invisibili quelli che erigiamo e non ci ascoltiamo, siamo lì con sto telefonino, trac trac, insomma. Sì, un messaggio molto immediato che ci interroga un po' tutti, che siamo tutti un po' colpevoli di questo, obiettivamente. Noi vogliamo costruire tante cose, no? Continuiamo a parlare di bei progetti, però alla fine, all'atto pratico, no? Non ci si ascolta. Ebbene, siamo in chiusura, ricordiamo soltanto una citazione storica, così, perché è la festa d'indipendenza in Polonia, proprio l'11 novembre del 1918, perché dopo più di 120 anni di varie spartizioni, no, tra Russia, Prussia, eccetera, la Polonia è tornata ad essere libera. Quindi, insomma, per un po', perché poi nel 1939 se la ridivisero, ripresero. È sempre stato un paese un po' tormentato dalla vicinanza della Germania alla Russia. E quindi, insomma, un po' sfortunato. Po' sfortunato in questo, ma che ci ha dato una cultura mirabile, ed è in onore di questa cultura e in onore di della fede di questo sacerdote, anche poeta, che abbiamo più volte citato, cioè Ian Twardowski, sempre dalla sua raccolta Frettiamoci ad amare. Chiudiamo allora TGTG con questa poesia che si chiama proprio Sulla fede. Quante volte bisogna perdere la fede ufficiale, tronfia, che rizza la cresta, rassicurante, proclamata quel poco che basta per ritrovare quell'unica fede che è sempre come carbone ancora verde, pura e semplice, un incontro al buio, quando l'incertezza diventa certezza, la fede vera perché inverosimile. Grazie per essere stati con noi anche stasera, TGTG torna domani alla stessa ora, state bene.